Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come state? Io sto meglio, mi sto riprendendo, sto cercando di riprendere un po' quello che avevo lasciato indietro per ovvie ragioni. Vi ringrazio sempre perché mi scrivete sempre sia in privato che sotto ogni video per chiedermi come sto. Sto veramente bene. Durante questo periodo brutto mi sono ho un po' lasciato indietro parecchie cose dal punto di vista fisico, estetico, salutare, dietetico e quant'altro, e si nota molto dalle mie occhiaie e dal mio viso pallido, però sto cercando di riprendermi. Sto cercando di fare qualcosa per me, di sistemare un po' in casa, perché in questi giorni in cui ovviamente Sally è stata male, mi sono completamente dedicata a lei in tutto e per tutto, a parte i bambini ovviamente, ma a mio marito, quella era una cosa ovvia. Però ho lasciato andare molto me e la casa. Adesso mi sono ripresa. Siamo qua per fare il video dei prodotti finiti di questo mese, quindi lanciamo la sigla e iniziamo. Eccomi qui ragazzi, benvenuto giugno. Come vedete, come avete visto poco fa, ho fatto dopo tantissimo tempo il gel alle mani. E questo è un. Ma cosa è successo? Mi sono graffiata e non si toglie più. Adesso me lo sistemo, meno male che me le faccio io. Sapete che io sono un'onicotecnica, ma non esercito da molto tempo. Per cui sapete quanto ci ho messo a rifarmele queste unghie? Veramente tantissimo tempo. Un verde Tiffany. Molto bello, mi è piaciuto tantissimo. Ma andiamo a prendere la mia. Guardate, è quasi uguale. Andiamo a prendere la mia scatola. Vi faccio vedere tutti i prodotti finiti che ho utilizzato. Tutti i prodotti che ho utilizzato nel mese di maggio. E c'è un po' da parlare anche di questi prodotti. Allora, iniziamo con questo Bioform. Ecco, questa qua me la metto qua sotto per praticità. Questo Bioform è un prodotto presidio medico-chirurgo che ho comprato da chirurgico, che ho comprato da Lidl. Non so se avete visto, o comunque vi rimando a vedere il video dei detersivi Lidl che avevo acquistato tempo fa. Ecco, adesso molti di questi li ho già terminati e quindi vi posso dire esattamente come mi sono trovata, perché l'altra volta vi ho fatto vedere cosa ho acquistato. Questa volta vi faccio sapere come mi sono trovata. Allora, questo veramente non è male, devo dire, ha fatto il suo lavoro. Niente di particolare, niente di esaltante, però va bene così. Poi andiamo avanti. Il prodotto per la lavastoviglie, gel per la lavastoviglie della Dexal, che ho acquistato da Eurospin. Non ricordo se l'ho acquistato adesso oppure se questa qua era una rimanenza di qualche mese fa, di quando prima che si rompesse la lavastoviglie, quindi forse adesso c'è un pack nuovo, non me lo ricordo ragazzi. Andrò a guardare poi perché lo devo riacquistare, l'ho terminato, mi devo sbrigare a comprarlo. Io con questo mi trovo benissimo ragazzi, non so se voi già ragazzi, ragazze, insomma, se già lo conoscevate, ma è fantastico, profumo di limone, veramente molto concentrato. Figuratevi che io l'ultima lavata che ho fatto ieri ne ho utilizzato la metà perché era terminato e non ho avuto il tempo di ricomprarlo, ma mi ha lavato perfettamente tutte le stoviglie. E premetto che io non le lavo definitivamente, no, cioè non le lavo tutte, ma le lascio anche un pochino impregnate di salsa, magari, per capire quanto puliscono questi prodotti. Cioè lo faccio proprio, prima di tutto perché si dovrebbero mettere realmente così, però io non ce la faccio. Una passata di spugna di retina, insomma, gliela do sempre.
Però molte cose che io capisco che posso lasciare e far fare il lavoro alla lavastoviglie anche per capire quanto mi sta pulendo bene, lo faccio. E devo dire che questa metà dose è stata comunque perfetta, ha fatto il suo dovere con tutta la lavastoviglie piena di stoviglie, quindi la prossima volta ne uso di meno anche. Poi andiamo avanti, candeggina Q5, questa qua era la candeggina profumata, quella incriminata che mi ha rovinato un paio di jeans, perché per aprirla nel video dei detersivi mi sono definitivamente rovinata un paio di jeans, ma questo lasciamo perdere, non li ho più recuperati, pazienza, non la apro più, comunque ragazzi, funzionava, va bene, è andata benissimo, abbastanza profumata, io la utilizzo, a volte la passo sui pavimenti perché mi profuma tantissimo, specialmente in questi ultimi giorni che Celia faceva la pipì perché non si sapeva più trattenere, io utilizzavo molto spesso la candeggina profumata a terra, anche perché a me il profumo della candeggina piace tantissimo, so che c'è chi odia il profumo della candeggina e quindi c'è il team pro candeggina e il team contro candeggina. Fatemi sapere se voi siete del team candeggina o del team no candeggina. Sono veramente curiosa di saperlo. Poi, finalmente l'ho finito, ragazzi! E che ci fa Babbo Natale a giugno nel canale di Mari? Questo qui, ragazzi, era un bagno schiuma della Avon, della collezione Natale di 2 anni fa. Pensate voi da quanto tempo ce l'ho. Devo essere sincera, questo prodotto non mi è piaciuto, la profumazione era alla mela e cannella, innanzitutto devo dire che il barattolo, la plastica è talmente dura e il prodotto era talmente denso che per venire fuori ci mettevo mezz'ora. Allora cosa ho fatto? Ho tolto il tappo di qua perché c'era un tappo quello là con il buchino centrale da dove doveva uscire un po' più lentamente, voi figuratevi, insomma, tipo il miele, ecco, che usciva tipo miele, questo coso, questa qua che non si poteva premere, il prodotto che non usciva. Allora ho tolto il tappino e l'ho utilizzato sinceramente solo ed esclusivamente io adesso lo saprete, quando mi depilo le ascelle utilizzo la lametta e spesso lo faccio mentre mi faccio la doccia, penso che molti di noi lo fanno mentre si fanno la doccia, quindi non è che sto dicendo chissà che cosa, e l'ho utilizzato semplicemente per questo, quindi pensate voi quanto l'ho utilizzato. Sapete perché l'ho utilizzato solo per questo? Perché la profumazione era carina, ma quando vi fate la doccia dopo 3 minuti non lo sentite più il profumo neanche sotto l'acqua, quindi non era un profumo che persisteva sulla pelle, non so se è un bene o un male, però ragazzi a me no, non è piaciuto, sinceramente non è piaciuto e l'ho utilizzato solo per questo, ancora ne ho altre 2 di queste confezioni, che peggio che è, non lo so, vediamo un po'. Poi shampoo per i bambini, ho terminato l'ultra dolce di Garnier, questo qua è buonissimo, fantastico, questo è il profumo di albicocca e fiori di cotone, non brucia gli occhi, senza parabeni, senza siliconi, senza petrolati, eccetera eccetera, non ha niente, tutto ottimo come inci, una profumazione buonissima, a volte l'ho usato anche io, però non l'ho voluto sprecare, ho preferito che lo usassero i bambini, rende i capelli veramente molto morbidi e il profumo persiste sulla cute anche per 2 giorni ed è veramente fantastico, fenomenale, sono ottimi i prodotti della Garnier, anche gli shampoo diciamo per adulti, ecco, ma questa è la versione bambini. E c'è anche un'altra profumazione, ma questa volta ho voluto prendere questa. Poi, io sto facendo un po' un fritto misto, ho terminato questa profumazione per la casa, che si mette nel dosatore dell'Ambipur, che mi spruzza il profumo ogni tot tempo.
Questo qui esattamente non è quello di Eurospin, questo qui l'ho comprato tantissimo tempo fa al mercato, però non mi era piaciuto. E quindi che cosa facevo? Nel momento di cambio fra il prodotto alla vaniglia che utilizzo solitamente e il prodotto al talco che utilizzo solitamente, quando ancora lo devo andare a comprare utilizzo questo qua. Quindi l'ho utilizzato piano piano nel tempo anche questo, perché a me non piace sprecare i prodotti. Quando un prodotto a me non piace io lo uso dilazionato nel tempo, però lo utilizzo. Non mi piace buttare prodotti, perché sinceramente noi i prodotti li compriamo con i nostri soldi e quindi non mi piace sprecare denaro. Poi, a proposito di lavastoviglie, di poco fa ho terminato anche il sale. Questo qua forse è la confezione passata di sale, devo andarla a comprare nuovo, quindi mi devo rifornire nuovamente di tutte queste cose e vi voglio fare un video dedicato ai nuovi detersivi che acquisto. Quindi mi raccomando, seguitemi, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, così la prossima volta troverete facilmente, attivando la campanella se volete, troverete facilmente la notifica di quando pubblico questo video dedicato ai detersivi nuovi che acquisterò. Non voglio acquistare solo detersivi da Eurospin, vorrei fare un giretto e così ve ne parlo, anche perché in questo periodo ho preso anche altri prodotti, quindi insomma voglio variare. Poi abbiamo terminato questo dentifricio, anzi hanno terminato i bambini questo dentifricio. Questo qua è di pasta del capitano, l'abbiamo comprato in un mega store di cinesi che è aperto da poco vicino a casa mia, che avete visto in un vlog, ho fatto qualche piccola ripresa. Questo qua è alla fragola ed era buonissimo, ai bambini è piaciuto tantissimo, però ci siamo accorti che era dai 3 anni in su. Quindi, contro i piriati della carie. Quindi comunque abbiamo pensato forse mancano delle cose che magari possono servire ai bambini che sono un po' più grandi, allo smalto dei denti dei bambini più grandi, e non l'abbiamo più ripreso infatti. Però è piaciuto moltissimo ai bambini, sembrava di mangiare Big Bubble mentre ti lavavi i denti. Poi invece un prodotto del quale, ragazzi, però io sapete che vi ho appena detto che non mi piace sprecare prodotti, però ragazzi questo qua non si può veramente. Questo qui l'ho comprato al Lidl, non mi chiedevo come mai questo costasse 99 centesimi contro i 4 o 5 euro del Listerine, come si chiama? Non mi viene in questo momento, non mi so bene, però ragazzi l'ho capito perché costa così poco. Intanto è bruttissimo, bruttissimo davvero ragazzi, forte come non mai. È una puzza di canfora di quelle, ragazzi, non so se voi avete in mente l'odore della canfora dei prodotti americani, soprattutto loro lo utilizzano tanto su dentifrici, gomme da masticare, hanno anche una bibita che fa questa puzza terribile di canfora. Ecco, questo è alla canfora. Se non amate questo odore non lo acquistate mai. C'è invece chi ama questo profumo, questo sapore indescrivibile, e allora andatevelo a comprare, ma no. Un altro prodotto bocciatissimo è questo prodotto, questo bagno schiuma della Nie. Questa volta molti prodotti sono stati bocciati, questo qua è un bagno schiuma, bagno doccia, bagno schiuma, velluta, bagno doccia vellutante, estratto di passion fruit e ribes nero, ma da dove? Sensitive Passion di Eurospin. Non mi è piaciuto per niente, proprio per niente, zero. Insaponava, profumava, lavava, non lo so ragazzi, comunque non mi è piaciuto per niente. Anche questo l'ho utilizzato proprio per le ascelle, così, giusto per consumarlo, però non lo ricomprerò assolutamente. Gli ultimi due, cosa vi faccio? Un promosso e un bocciato, dai, faccio un promosso e un bocciato. Allora, questo è sempre di Lidl, il Formil Color.
Questo qua va bene a partire dai 30 gradi, ma io sinceramente l'ho usato anche a 15 gradi. Mi sono trovata bene, devo dire, non è male. Ottima profumazione, mi è piaciuta tantissimo. Se lo ricompro, se mi dovessi trovare senza prodotto, magari lo comprerò se mi troverò in quel di Lidl, ma non è uno dei prodotti che mi fa dire sì, questo lo comprerò sempre. Però nel caso in cui mi dovessi trovare lì e non ho tempo di andare altrove e mi serve urgentemente, mi compro questo, che comunque non mi ha lasciata scontenta tutto sommato. Una cosa che mi ha lasciata scontentissima invece, termino con questo prodotto, è questo detergente per pavimenti concentrato multiuso alla lavanda di Lidl, sempre super bocciato, perché produce un sacco di schiuma, ha una profumazione che inizialmente può sembrare gradevole, ma vi assicuro che una volta che il pavimento va per asciugarsi lascia una puzza di buriddu, si dice a Catania, una puzza di uovo. Ecco, noi donne sappiamo, ma anche gli uomini, se sono bravi e fanno le pulizie in casa, ce ne sono tanti bravissimi, donne, mamme, insegnate ai vostri figli, anche maschietti, a pulire casa e ad aiutare, non solo per aiutare noi, che comunque è molto importante aiutare in famiglia, ma anche per il loro futuro, perché non è detto che debbano per forza... Ragazzi, questa cosa di maschilismo deve finire, gli uomini devono aiutare le donne e le donne devono aiutare gli uomini. Se poi andranno a vivere da soli, ancora meglio, si troveranno già nella condizione di saper fare le cose per sé. Quindi ragazzi, abituiamo i nostri figli, maschi e femmine, non c'è differenza, ad essere d'aiuto sia a noi a casa che per se stessi, per il loro futuro. Almeno questo è quello che penso io, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo. Comunque questo qua non glielo fate comprare quando saranno grandi, sono sicura che non esisterà più. Non mi è piaciuto per nulla, proprio la profumazione inizialmente potrebbe sembrare che è buona, però vi ripeto, a me non è piaciuto assolutamente per quanto riguarda poi il momento in cui si asciuga e lascia quell'odore bruttissimo a casa, quando invece la casa deve profumare di fresco e di pulito. Bene ragazzi, questo è tutto per oggi, per questo mese. I miei promossi e bocciati spero che vi siano piaciuti, che vi abbia comunque dato dei buoni consigli. Se così non fosse, non importa, ci siamo fatti comunque compagnia. Io vi ringrazio sempre, mi raccomando seguitemi, perché presto ci sarà una bellissima novità, della quale per ora non vi posso spoilerare niente. Però mi vedrete in un video che non fa parte del mio canale, però è stata un'esperienza bellissima e quindi spero che vi piaccia anche questa novità. Condividetelo, mi raccomando, appena esce condividetelo con tutti. Vi mando grandissimi baci, ci vediamo al prossimo video. Grazie sempre, perché siete veramente preziosi, siete veramente stupendi. Io non so come ringraziarvi sempre, vi abbraccio dal più profondo del mio cuore, vi ringrazio e benvenuti ai nuovi arrivati. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Mari.